Alcuni momenti, non pochi, della sua giornata che era dedicata per sé al quinto convegno ecclesiale nazionale. La ringraziano i fiorentini, in particolare per questa celebrazione eucaristica che lei ha presieduto, in quanto essi riconoscono nell'Eucaristia la sorgente della comunione e della missione della Chiesa. E nell'accogliere il Signore Gesù nella sua parola e nel suo corpo e sangue, si sono sentiti da lei guidati a scoprire la ricchezza di vita che scaturisce da questo incontro con il Signore. Firenze si è raccolta attorno a lei, Santo Padre, che ha sentito presente in questa assemblea pastore premuroso e compassionevole. Difensore di uomini e di donne di ogni fede davanti ai regimi totalitari che ne minacciavano la vita e la dignità. L'apostolo della carità, Don Giulio Facibeni. Il quale con generosa dedizione si è preso cura di orfani, di poveri, di tutti i deboli. Il sindaco santo, profeta di giustizia e di pace, Giorgio La Pira. E nei nostri cuori hanno trovato posto anche le voci di un cattolicesimo vivace e precorritore, come quella di Don Lorenzo Milani. Il quale ci ha richiamati tutti al primato della... Santità, Firenze si sente particolarmente vicina alle sue attese evangeliche di servizio agli uomini e alle donne del nostro tempo, in specie ai poveri. Sono orizzonti che si iscrivono nella sua storia, segnata da un umanesimo che ha voluto tenere unite la ricerca della verità, l'espressione della bellezza, la cura dell'altro nella carità. 29 anni fa, San Giovanni Paolo II, nel nostro Palazzo Vecchio, ebbe a dire: è necessario proclamare alto da questa città dello Spirito che è oggi urgente dovere promuovere con tutti i mezzi la verità sull'uomo. Sentiamo ancora quanto impegnativo sia per noi quell'appello. Sappiamo anche che quella verità non è tanto una dottrina da proclamare, ma un servizio da rendere con amore, come in quella stessa occasione ricordò il nostro poeta Mario Luzzi e gli disse: dove non può giungere l'umanesimo, può giungere l'amore nella sua specie più alta e gratuita di carità, che forse dell'umanesimo stesso è la cima svettante. Firenze questo lo ha sempre saputo, nei recessi più profondi del suo intelletto e del suo cuore, che sembrano così fieri e secchi. Oggi direi proprio di no, oggi era tutto cuore. Firenze per lei, Santità.
Mario Ruzzi. La sua storia, storia di Firenze, la sua cultura sono tutte costellate di astri di pietà. Santità, grazie per averci illuminati ed esortati a essere degni eredi di questa storia di carità, di misericordia, di pietà. Vorrei ringraziarvi questa calorosa accoglienza e anche durante tutta la giornata. Ringraziare il signor Arcivescovo, il Cardinale Arcivescovo. Ringraziare ai cardinali e vescovi della Conferenza Episcopale Italiana col suo presidente. Tutto quello che avete fatto oggi per me è testimonianza e un ringraziamento per ognuno di voi. Ma specialmente vorrei dire un grazie ai carcerati. Che hanno fatto questo altare dove Gesù oggi è venuto. Grazie per aver fatto questo per Gesù. E a tutti voi, grazie tante e per favore vi chiedo di pregare per me. Signore, sia con voi. Sia benedetto in nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Il cartello, su, il cartello! Oh!
passando! Vai, si guarda se l'anno prossimo ci si porta anche in volta, vai! Non fa promesse, ti ho fatto già troppo!